tu maniera, è complicato, è una bici che te lleva a todos lados. Posso avere tutti i cavalletti del mondo, ma appoggerò sempre la videocamera sulle pile di cose. Comunque ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Mi sto facendo un impacco sui capelli con l'idrolato, questi qua nuovi che ho aggiunto su Caritas Shop, che tanto vi stanno piacendo, infatti stanno andando a ruba. E stavolta sto usando quello di rosmarino, che ha anche un effetto rinforzante, per bagnare un po' i capelli, perché mi devo fare un super impacco. L'impacco che mi devo fare è questo qua, cioè praticamente adesso mi vado ad allenare, mi allenerò con un tuppo, quindi contemporaneamente, dato che il tempo è in poco, vi faccio l'impacco e mi alleno contemporaneamente, ma vabbè, c'ho qualcosa fuori? No. Quindi questa qua è una cosa che vi volevo tanto far scoprire, è un prodotto che io sto amando tantissimo, una super chicca che ho provato e riprovato per tanto tempo e poi ho inserito su Caritas Shop, perché credetemi ragazzi, lo dovete provare. Praticamente si chiama maschera trattamento, hai 4 estratti e 4 oli, contiene tutte cose fighe, ginger, argan, olio di tamanu, di jojoba, vari estratti e oli che rinforzano tantissimo i capelli, quindi comunque mi serve veramente. È scurissimo, è ricco di estratti e praticamente anche un buon profumo, si sente proprio che è naturale, pieno di cose buone, e lo vado a mettere su tutti i capelli. E questo qua va massaggiato anche sul cuoio capelluto per dare un effetto rinforzante, per stimolare la crescita dei capelli. Poi cosa si fa? Si mette sulle lunghezze e sulle punte, appunto, che devono essere comunque bagnati o inumiditi, avete visto, con l'idrolato oppure con un po' d'acqua, con insomma un'acqua tonica, quello che volete. E dopo che l'avete messo abbondante, fate tipo un impacco, cioè se state in casa mettete una cuffietta, oppure se come me vi dovete andare ad allenare vi fate un tuppo, soprattutto sulle punte. Un trattamento super nutriente, ricostituente, ristrutturante, che stimola proprio la crescita dei capelli, quindi li fa crescere più in fretta, più belli, lunghi, e li ristruttura. È proprio un trattamento tipo di quelli che fanno le donne indiane, sapete, quelle che hanno quei capelli favolosi, voluminosi, bellissimi, lucidi e corposi. Ecco, esatto, è proprio quello. Provatelo perché vi stupirà già dalla prima applicazione. Adesso, mettendo il codino, vedrete un risultato. E poi ovviamente anche nel tempo, per trattamento di quelli là, vi ho detto, indiani. Ecco qua. Le persone penseranno e diranno: oh, ma che c'ha questi capelli unti? Ebbene sì, chi ci frega ragazzi, per la bellezza dei nostri capelli, questo ed altro. Comunque vi metto il link nel box info, provatelo perché veramente vi dà vita ai capelli. E poi dopo vado al parrucchiere, dopo essermi allenata, e mi porto, perché mi voglio fare la piega riccia mossa, vi farò vedere, mi porto i miei super prodottini per capelli ricci. Polare, io mi porto questo qua, lo shampoo sublimatore di capelli ricci, lo adoro, quando faccio i capelli ricci lo uso sempre. Poi il balsamo, che è quello districante e illuminante, però io penso che adesso userò la maschera, cerco di alternarli, una volta il balsamo, una volta la maschera. In questo modo la maschera mi nutre tantissimo, il balsamo invece me li districa e me li mantiene molto leggeri e voluminosi. E poi il siero per capelli ricci, questo qua lo metto su tutti i capelli e gli do forma con le mani, e aggiungo anche 2 goccine di questo. Spesso mi chiedete come usarlo per avere un effetto ancora più nutriente, perché questo è molto leggero. Potete mettere un po' di questo qua, qualche goccina, che questo è il termoprotettivo che nutre i capelli, vedete, è fortificante e illuminante, e questi due assieme io li uso sempre, vengono benissimo i ricci e anche i capelli mossi. Comunque questo lo potete usare su tutti i tipi di capelli, anche sui capelli lisci. E poi c'è anche il siero bio anticrespo, anche questo qua ve lo straconsiglio, perché anche questo si spruzza e toglie tutto l'effetto crespo, è molto molto buono e molto disciplinante, tipo un balsamo senza risciacquo per capelli crespi e ribelli, però non li sporca. E poi ci sono questi qua che sono anche gli altri shampoo, c'è quello per capelli delicato, quello per rinforzante, c'è anche quello per capelli grassi, che è ottimo, lo shampoo purificante di questa linea qua ve lo straconsiglio, Apiarium, per capelli grassi, è veramente buono. Comunque
Ragazze, comunque su caritashop.com trovate in novità linea biocapelli di Apiarium, dove trovate tutti questi prodotti che vi straconsiglio, e anche lo shampoo per capelli grassi che è molto molto buono, fa durare i capelli puliti più a lungo. Adesso quindi mi vado ad allenare, poi vado dal parrucchiere. Stasera dobbiamo andare a una festa di una nostra amica e sulle labbra ho la nuova mia tinta preferita, che veramente la sto amando tantissimo. La cosa bella di queste tinte è che durano un sacco, voi me lo chiedete sempre. Questa qua è Middle Karma, eccola qua, ed è bellissima, praticamente è un nude marroncino molto bello, poiché sto usando l'autoabbronzante, allora voglio una tinta che comunque si veda di più, e questo nude scuro molto bello. Comunque stasera dobbiamo andare a una festa di una nostra amica, quindi è una giornata molto frenetica, perché comunque ho fatto mille cose, mi sono preparata tutti i pasti, mo mi devo andare a allenare, poi c'è il pasto per dopo, poi ho preparato già la cena per stasera, insomma un casino per cercare di far rientrare tutto. Ragazze, no vabbè, mi sento una figa, mi sono fatta questi capelli ricci, sono bellissimi, adoro, mi sono venuti benissimo, guardate come sono belli, adoro tantissimo. Questi sono i nuovi orecchini che ho fatto fare Carlita Jewelry, che trovate da pochi giorni disponibili su Carlita Shop, ci sono vari modelli a cercoli, adoro. Quella sono io, comunque sono potuti abbinare alle collane, ci sono con vari ciondoli, sia oro che argento. Comunque ho questo outfit perché dobbiamo uscire, dobbiamo andare alla festa di una nostra amica. Adesso mi metto un altro po' del siero per capelli ricci, vediamo l'espressione di Dario, li fa durare ricci e li definisce, e poi ha un buon profumo, io lo adoro. E faccio così, ti piace amore? Sì. Ti piace? No? Ti piace come sta? Sì? Sì. No, ma sono bella, sono bellissima amore, faccelo bene. Comunque mi piacciono tantissimo. Le labbra, dove sta? Mi sono messa Perfect Day, che è bellissimo, è un colore molto portabile che io personalmente adoro, è tipo un color nude però sul corallo, è molto molto bello, mi piace tantissimo. Questi rossetti hanno una buonissima durata e infatti ne vendiamo tantissimi su Carlita Shop. Per questo qua in particolare, perché è il mio preferito, quindi l'ho comprato in tante. E cenetta a casa da bravi ragazzi, vero amore? Sì. Ormai siamo proprio bravissimi. E abbiamo fatto il riso basmati, l'orata, filetti di orata, di branzino, sono quelli che compro all'Eurospin, che vi feci vedere nel video, sono abbastanza buoni, e l'insalata. Poi qua ci ho messo il curry e le spezie, sale e pepe, e limone e un po' d'olio, un cucchiaio e mezzo d'olio extravergine d'oliva che ci vuole sempre. Sì. Buon appetito amore. Buon appetito. L'olio questo qua, questo compro al Lidl bio, è molto buono. Ti piace amore? Sì. Resto che dobbiamo uscire. Ragazze, ho finito ora di allenarmi, sui capelli mi sono vaporizzata lo spray questo qua per capelli ricci, per riprendere un po' i ricci che si erano un po' ammuffati, è molto buono, mi piace tantissimo. E uso anche il gel per capelli ricci di Alchemilla, trovate tutto nella sezione novità del mio shop online, sono tre prodotti che vi straconsiglio per capelli ricci. E ovviamente se usate lo shampoo o di Apiarium o di Alchemilla per capelli ricci, ancora meglio l'effetto poi dello styling, shampoo e balsamo. Comunque ho questo outfit, adesso vi faccio vedere questo outfit, c'è un top, vedete? E praticamente questo viene sopra così con le tacche. Vi piace? Sotto mi sono messa gli stivaletti perché voglio stare comoda. Poi mi resta si la metto le tacche. Ah, ragazzi, ho fatto un piccolo spuntino in prospettiva di stasera, che farò poi il grande sgarro. E a proposito del grande sgarro, sono felicissima perché stasera mi godrò appieno tutto il mio sgarro e tutto.
con queste qua, le nuove caps di Fitvia. Voi sapete che io uso già le slim caps e le caps anticellulite di Fitvia, che ve le straconsiglio, e adesso hanno fatto queste nuove che sono le cheat day caps, quindi praticamente sono quelle che vanno prese un po' prima del cheat meal, quindi prima di uno sgarro se ne prendono due e bloccano l'assorbimento dei grassi, quindi in questo modo praticamente potete sgarrare in tutta tranquillità, perché il vostro corpo non ne risentirà, perché comunque non avrete quel gonfiore tipico addominale, non aiutano anche a digerire, cioè è un prodotto completamente naturale, cioè non è che è una cosa chimica che può fare male, è un prodotto naturale a base di chitosano e fagiolo bianco, che praticamente blocca l'assorbimento dei grassi, quindi contiene enzimi e sostanze che vanno a degradare i grassi, e quindi in questo modo non avrete quella sensazione di pesantezza, cioè digerite benissimo. Poi anche il giorno dopo non avete ritenzione, gonfiore, e il vostro corpo cioè non ne risentirà, nel senso che praticamente non prendete peso, non ingrassate e non buttate all'aria una settimana di alimentazione pulita, di allenamento eccetera, perché comunque secondo me ogni tanto ci vuole comunque mangiare, godersi il tutto, e con queste qua vi facilitate insomma il cheat meal, ve lo godete di più perché sapete che non avrà conseguenze, perché purtroppo lo sapete che comunque anche se tutta la settimana mangi bene e poi un giorno sgarri e mangi tantissimo, superi quell'apporto di calorie settimanale, quindi alla fine comunque ingrassi. Invece con queste qua te lo puoi concedere, quindi la cosa bella è che comunque ti puoi concedere un'uscita, una festa eccetera, quindi stasera le prendo prima del mio cheat day, me ne prendo due, le prendiamo sia io che Dario e ci troviamo benissimo con tutte le caps di Fitvia. Ve le straconsiglio, provatele, così vi godete la vita, perché non si può mangiare sempre merluzzo e pollo, ecco, siete d'accordo con me, viva la vita, viva anche le feste, le abbuffate, ogni tanto ci sta, perché il cibo fa bene ed è bello mangiare, io poi mi scofano il mondo, quindi stasera mi scofanerò il mondissimo con queste bellissime cheat caps, che si potevano chiamare anche Carlita caps, perché io sono la regina del cheat meal, e quindi sono un ulteriore aiuto del tutto naturale, quindi le potete provare, non vi causano nulla se non bene, vi fanno bene, vi fanno stare in forma, non vi fanno ingrassare, e veramente io le userò soprattutto in tutto il periodo estivo, le userò sempre, in questo modo avrò sempre la pancia piatta e starò sempre in forma, non avrò ritenzione, cellulite eccetera. Ovviamente potete associare anche le caps anticellulite di Fitvia, ve le straconsiglio, anche quelle le prendo tutti i giorni, e quindi stasera vai cheatmeal per tutti, evviva! Ristorante di sushi nuovo con lo schermino, troppo carino, vero amore? Un vallenato desesperato, una cartica che io guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón metiendo por ti, metiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón. Adesso vi faremo vedere tutte le cose che abbiamo preso noi e ancora non abbiamo finito. 40, stiamo solo per due, guardate quanta roba abbiamo preso, la maggior parte sono per due persone, quindi a doppio. Oddio, amore, ma avevamo fame, abbiamo ancora fame. No vabbè, cioè vi rendete conto di quanta roba? Vabbè, cioè rendiamoci conto e non finisce qui. Te quiero así y me gustas porque eres diferente. No, ma ti bagnetto, amore, basta. Amore, sta asciugata da mezz'ora, ma basta. Basta, amore, asciutta, credimi, asciuttissima. Oddio. Se Dario è un mammone. Quando avremo dei figli, amore, li laverai tu, cambierai tu il pannolino. Sei bravissima, vero? Sì, ti piace? Ma poverina, ma basta, lei non ne può più. Più con mammone è rompiscata, che precisione. Io ci metto 3 secondi per asciugarla. Povera. Non ne può più. È un po' scrupolosa, amore, basta!
Basta amore, basta. Basta amore, sei esagerato. Ma i capelli come te la scivola, vuole bagnare. Ma basta, poverina, non ne può più. Ah no. Oh mio Dio. Questo è il momento ristrutturazione domenicale, perché siamo stati in giro, siamo stati al lago, siamo stati nell'erba, siamo stati in spiaggia, siamo stati praticamente in tantissimi luoghi sporchi. Mi sono fatta la doccia caldissima, fatta sotto la doccia in vasca, questo qua, lo scrub al caffè cocco, anticellulite, antipeli incarniti, e vi giuro che ho la pelle liscissima, lo amo un sacco. E poi sto amando questo, vi faccio scoprire un po' di prodottini nuovi che ho inserito su caritashop.com. appunto, questo qua è un bagno schiuma RT3 disinfettante purificante, che fa un effetto fresco, cioè fa un effetto proprio rinfrescante addosso, ed è troppo bello, veramente bello, perché vi aiuta se avete brufoletti che magari col sudore si fanno, vi purifica tutto, se andate in luoghi tipo piscine, ma anche in palestra oppure in spiaggia, comunque è molto purificante, disinfettante, e vi lascia questa sensazione di fresco, quindi anche molto tonificante. Comunque è il nuovo bagno schiuma RT3 di Dr. Organic che ho inserito di recente. Quello al cocco invece è più idratante e profuma di cocco, anche quello mi piace tantissimo. Comunque sono tutti e due ottimi, io li adoro. E adesso per il viso, innanzitutto mi vado a struccare, a pulire il viso, e io mi piace tantissimo usare questo qua, che è il detergente 3 in 1 di Alchemilla. Anche questo lo vendiamo tantissimo su caritashop.com, perché è molto comodo, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui vuoi qualcosa di rapido che ti pulisce il viso e non ami cose, metterti 3000 cose. Questo è molto bello, cioè lo passi sul viso e ti pulisce tutto. Poi man mano è tipo un gel, man mano aggiungi acqua, aggiungendo acqua diventa una cremina, vedete, pronta, tipo un detergente, si lava via, cioè come se avete fatto burro struccante e detergente insieme. Allora, all'inizio sembra un gel burroso, poi metti un po' d'acqua, diventa una crema, un detergente, fa schiuma, ti lava e ti lascia la pelle pulitissima, non unta, morbida, non ti tira. Ragazzi, è favoloso questo, ve lo faccio rivedere, provatelo, è troppo troppo buono, 3 in 1. È molto molto anche purificante e idratante. Di nuovo tracce con il mitico panno in bambù. Questo qua è un altro mio must have assoluto, lo stramo. Pulisce bene, evito di sporcare l'asciugamano e mi pulisce bene tutti i pori. Lo amo e me lo porto anche dietro ovunque vado. Eccolo qua, panno in bambù, anche questo lo trovate su caritashop.com. Un'altra cosa che mi chiedete sempre, molte persone non sanno che sul mio shop online abbiamo inserito anche il metodo di pagamento alla consegna, quindi potete anche pagare alla consegna comodamente. Comunque il pacco vi arriva in 2-3 giorni, siamo velocissimi con il camion firmato Carlita. Tutto questo per fare lei, la mia mitica maschera purificante. Questa è una dei nostri best seller che vendiamo di più sul mio shop online, perché è veramente buonissima. È una maschera anti-acne, Express Skin Cleansing by Nakomi. È una maschera anti-acne purificante contro punti neri, brufoli, pori dilatati, imperfezioni della pelle, contro tutto, vi lascia la pelle super pulita. Io la faccio 2-3 volte a settimana, ma vi giuro, appena la fai, già dalla prima volta che la fai, vedi proprio i risultati, ti purifica la pelle, ti toglie tutte le schifezzine, quindi adesso ci vuole una cosa molto purificante. La metto dappertutto, la lascio in posa e poi mi sciocco. Yeah, che belle le maschere. Ragazze, il quarto step è lui, è tornato! Per uno che finisce ce n'è uno che arriva, io li amo questi qua. Questo è il tonico alla rosa ed è uno dei miei tonici preferiti. Veramente mi piace tanto, anche a voi è buonissimo. Profuma di rosa ed è super purificante, io lo amo tanto. Poi soprattutto in questo periodo dell'anno, il tonico per me è fondamentale. Ma poi soprattutto in questo periodo, quando fa caldo, è così rinfrescante. A volte lo metto anche nello spray, me lo porto dietro e me lo spruzzo. Questo profuma proprio di rosa, è proprio tipo l'acqua di rosa classica, però è naturale e bio, senza tutte quelle schifezze. Avete presente quella famosa acqua di rose che si vede al supermercato, che però non è naturale, c'è tanti ingredienti chimici? Questo ha lo stesso profumo, l'ho trovato un sostituto naturale e bio,
è fantastica, infatti mi è finita e subito me la sono ripresa e l'ho rifornita anche sul mio shop perché va sempre a ruba. Adesso, dopo questo qua, mi vado a mettere questa maschera qua, perché come sapete io faccio sempre una maschera purificante e una idratante, in questo modo, diciamo, con due piccioni con una fava, cioè in una sola volta mi purifico e mi idrato anche. E quindi adesso vado a fare questa qua, mi piace tantissimo, è la maschera nutriente e illuminante di Apiarium. Questa la adoro, la trovate sempre nella sezione maschere viso del mio shop online ed è favolosa, ragazze, è veramente bella bella. Quando la fai la pelle è super luminosa, idratata, morbida e anche molto rimpolpata. Provatela perché è favolosa. Sembra panna, una consistenza proprio pannosa. Io questa qua la metto in particolare sulle guance, un po' dappertutto, però in particolare sulle guance, sulle zone più che hanno bisogno di essere rimpolpate, datate, illuminate. Comunque è bello avere una pelle luminosa, una pelle sana, no? Tonica, perché quando siamo sesta, un aspetto stanco, oltre a riempirsi la pelle di impurità, si diventa anche di un colore opaco e si affloscia. Invece questa qua veramente è ottima e poi combatte anche comunque l'invecchiamento, quindi mantiene anche la pelle molto giovane, e tonificata, tonica, compatta. Questa qua la potete mettere anche sul contorno occhi perché è molto molto idratante e anti-age, è buonissima. Va bene per tutti, anche perché ha la pelle sensibile, è un'ottima maschera. Step 1, 2, 3, 4 e 5. Mi metto i link dei prodotti nel box info sotto. E adesso si sta asciugando la maschera. Se ho tolto la maschera e ho la pelle super liscissima, morbida, pulita, luminosa e purificata. Questa ultima maschera la potete mettere sia sul contorno occhi che sulle labbra, la potete mettere anche sulle mani, sul collo, e la potete lasciare in posa anche 20 minuti, quindi anche di più delle solite maschere, perché è molto molto nutriente e illuminante, veramente l'effetto è favoloso quando la togliete. Adesso poi ovviamente ho ripassato il panno in bambù e ho ripassato il tonico alla rosa e adesso sono pronta per idratare. Vi faccio scoprire due prodottini nuovi che sono veramente fantastici e che ho voluto inserire a tutti i costi su caritashop.com, perché ho detto no, li devono provare le ragazze, sono favolosi. Poi questo qua ed è un contorno occhi all'aloe vera, ragazze, vi giuro è fantastico, è ricco di aloe vera con cetriolo, amamelis, c'ha anche l'eufrasia, la liquirizia, quindi è la centella e la calendula, cioè c'ha tutti gli ingredienti che vanno a sgonfiare, a togliere lo scuro dell'occhiaia, a sgonfiare anche le borse di occhi gonfi e a stendere anche e quindi a illuminare lo sguardo e a distenderlo, quindi è ottimo contro le borse, le occhiaie, gli occhi gonfi, le rughette e soprattutto è molto fresco all'aloe vera, quindi ti senti proprio molto tonificato, il contorno occhi subito è disteso e luminoso. E cosa importantissima, essendo a gel, è un prodotto che vi straconsiglio in questo periodo dell'anno perché è molto fresco e leggero. Subito si asciuga, veramente istantaneamente, è freschissimo e molto piacevole e così subito vi potete truccare, veramente favoloso. Vado a picchiettare ovviamente con le ditine, con gli anulari, in questo modo. Giuro, è bellissimo ed è troppo piacevole. Vi do questo segreto, qualunque contorno che sia, lo metto anche sul contorno delle labbra, in particolare qua, dove si fanno le zampe di gallina. Questo è un segreto ed è una cosa che se fate, cioè un gesto di un attimo, però se lo fate sempre quando mettete la crema contorno occhi, evitate un pochino queste maledette zampe di gallina che comunque dopo i 25 anni si fanno, quindi mettetelo un attimo. E le zone dove si fanno più rughe su questo, il contorno occhi e qua il contorno labbra, quindi se mettete anche la crema contorno occhi anche nel contorno labbra, tutto di guadagnato. Ok, secondo prodottino che vi voglio far scoprire è questo qua, il siero anti-età all'olio di argan e cellule staminali, una cosa favolosa.
questo qua veramente io lo amo tantissimo ed è una cosa così fresca e leggera che vi straconsiglio, perché è proprio un siero, quindi non è nulla di untuoso, è molto leggero e la cosa bella è che contiene cellule staminali, quindi ingredienti favolosi, vitamine, acido ialuronico, olio di argan, collagene, è favoloso. E la cosa bella, vi faccio vedere il contenitore, è bellissimo, io lo agito sempre proprio perché è un siero, esce con la pipetta, è tantissimo, vi dura un sacco, ne basta veramente poco, lo metto sulle mani, vedete che consistenza ha, è proprio ricco, è un siero ricco di sostanze, sembra uno di quelli che mi facevo in casa, molto molto ricco e bello, e ha un profumo favoloso, tipo di olio di argan, di nocciola, è molto buono, lo vado a spalmare, lo metto un po' dappertutto, è favoloso nel caso in cui fa molto caldo oppure magari voi vi sentite già bene così, potete anche non metterla la crema perché comunque è anche idratante. Di solito però sopra il siero un po' di crema a viso si mette, guardate come si è asciugato in fretta, cioè è favoloso, vi lascia la pelle proprio tonica, luminosa, questo vi rigenera proprio la pelle, è una cosa top. Completo quindi con la crema e sto mettendo questa qua che è una delle mie preferite del momento ed è la crema all'acido ialuronico, anche questa quando l'ho inserita su Carità Shop siete impazzite, l'avete comprata, era finita, l'ho rifornita, è buonissima ed è una crema che odora tipo di lampone, è buonissima, è tipo azzurra, è stranissimo ed è all'acido ialuronico, ricca di acido ialuronico, è molto bella e soprattutto è molto asciutta, quindi quando la mettete subito vi potete truccare anche se la usate di giorno, è molto molto buona. Grazie alla mia pelle ora è liscissima, è bella, luminosa, vi lascio tutti i link nel box info, voi lasciate un bel pollice in su a questo video, spero che vi sia piaciuto e nel prossimo vlog vi farò vedere le cose che ho comprato, poiché ho fatto, mi sono un po' dilungata in questo video e voi poi mi avete chiesto che volevate vedere un video a parte, quindi vi farò un video specifico e vi farò vedere tutte le cose che ho comprato che sono molto molto carine, ho trovato tante tante cose carine, quindi vi mando un bacio grande, ciao ciao. Allora ragazze, sto montando il video e vi volevo dire questa cosa importante riguardo il mio intervento al naso. Allora, nel video precedente a questo vi ho detto tutto riguardo il mio intervento al naso che avrò, perché mi rifarò il naso, appunto, come vi ho spiegato, vi metto il link anche nelle schede, comunque lo trovate proprio sul mio canale, l'ho caricato prima di questo, vi ho detto chi è il dottore, il chirurgo che mi opererà, vi ho detto tutte le motivazioni per cui faccio questo intervento, veramente vi ho aperto il cuore, mi sono aperta a voi e alcune persone mi hanno scritto nei commenti tu rifai questo intervento perché sei una persona insicura. Io volevo, diciamo, smentire questa cosa, nel senso che soprattutto perché tante persone mi hanno detto e adesso con questa cosa che messaggio vuoi dare alle ragazze che ti seguono, che devono rifarsi tutte, che non ci dobbiamo accettare. Ma ragazze, io mi sono accettata per 30 anni della mia vita con questo naso e né mi sono chiusa in casa né ci ho pianto notte e giorno, semplicemente se decido adesso di fare questo intervento non mi nascondo che io ve l'ho detto, cioè veramente io sono vera e sincera. Innanzitutto è perché ho deciso di affrontare questa cosa, che è anche una cosa abbastanza dolorosa, ma ho deciso di affrontarla per vedermi meglio, per stare meglio, perché ho anche il naso otturato, è una cosa che io so che dovevo fare, quindi ho deciso di farla, anche perché adesso ho la possibilità economica per farlo, non lo nascondo ovviamente, e semplicemente ragazze prendetelo, ma non perché sono insicura o perché tutte le persone debbano avere un naso bellissimo, vi ripeto, io sarei potuta stare con questo naso altri 50 anni, assolutamente non penso che sia un'obbrobietà avere un naso brutto oppure non ci si possa convivere, semplicemente è una scelta che ho fatto, quindi prendetela come cosa, che messaggio vuoi dare, sei insicura, no, nulla di tutto ciò ragazze, semplicemente sono una come tanti altri miliardi di persone che hanno deciso di rifarsi
essere il naso e di migliorarlo, punto e basta. Non voglio dare nessun messaggio, non sono né insicura, alcune persone poi hanno fatto gli psicologi, poi come odio quando analizzano attraverso il web, cioè tu vedi un video, cioè a me neanche il mio ragazzo un altro po' mi capisce, non mi capisco neanche io, e tu attraverso un video mi analizzi e fai la psicologa, perché no, perché tu sei insicura, perché... Ma ragazze, state sciolte, che veramente non vi approfondite, prendete le cose con più leggerezza, semplicemente sono una tra tante persone, una qualunque, che ha deciso di togliersi questa gobba sul naso, per cui tante volte proprio voi mi avete chiamato nasona. Comunque non è per questo che mi rifaccio il naso, non è per colpa degli haters che mi chiamavano nasona, ma è semplicemente una cosa che mi sento di fare, punto. Quindi se volete sapere tutte le informazioni sul mio intervento a naso, guardate il video precedente a questo che si chiama Non so come dirvelo, e poi vi porterò con me. In ogni video vi darò informazioni, vi terrò sempre aggiornati. Quindi questo è tutto, ringrazio veramente tantissimo tutte le ragazze che mi accettano sempre per come sono e che veramente mi supportano in ogni cosa della mia vita, qualsiasi, come può essere il mio shop online, come può essere qualsiasi video che faccio, come può essere stato il libro che ho scritto, come può essere qualsiasi cosa che io faccio, voi mi supportate e credetemi, io vi devo tutto e vi amo tantissimo. Quindi vi mando un bacio grande, vi abbraccio tanto tanto tanto, in tante mi hanno mandato informazioni appunto sul intervento perché loro a loro volta già l'hanno fatto, quindi siamo una family, io vi amo un mondo ragazze, vi mando un bacio, grazie a tutte, ciao e buona vita. Un bagnerato desesperato, una cartica che io guardo donde te